Si è tenuto presso la scuola Gobetti De Filippo nella mattinata di giovedì 26 maggio l'evento finale del progetto Prevenzione delle dipendenze patologiche, svolto in collaborazione con l'ASL Napoli 2 Nord. Il progetto, fortemente voluto dal dirigente scolastico Erminia Virza, ha visto impegnati gli alunni delle classi terze in incontri con sociologi, psicologi ed esperti nella prevenzione delle dipendenze dell'ASL. Per noi è importantissimo, io faccio parte dell'equipe di prevenzione del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche. Il nostro dirigente, il dottor Di Lauro, da sempre ha investito molte risorse proprio sulla prevenzione. I ragazzi hanno bisogno di avere informazioni corrette e di sviluppare delle capacità per poter dire no alle dipendenze, perché in effetti abbiamo visto che gli stimoli della società sono invece a favore dell'utilizzo non solo di sostanze, ma per esempio le dipendenze da gioco d'azzardo. Quindi per noi è fondamentale che loro siano a conoscenza dei rischi a cui vanno incontro nel momento in cui mettono in atto un comportamento problematico. Alcuni studenti selezionati hanno poi seguito un corso al fine di conseguire la qualifica di educatori alla pari e trasmettere agli altri alunni conoscenze, abilità e competenze maturate in materia. Durante la giornata conclusiva del progetto sono stati visionati i lavori prodotti dagli studenti e distribuiti gli attestati. I due incontri che abbiamo tenuto con le classi avevano come obiettivo principale fornire loro delle informazioni più chiare rispetto alle correlazioni tra questi due fattori, ma abbiamo avuto modo anche di sperimentare attraverso giochi di simulazione con degli occhiali che simulavano l'alterazione percettiva della vista con un determinato tasso alcolemico, vedere attraverso anche un'esperienza di gioco quanto in realtà poi può accadere in termini di coordinazione, prontezza dei riflessi nel caso in cui alla guida si associ l'utilizzo di sostanze. Una sezione speciale è stata riservata al progetto Counseling e Guida, prevenzione dei rischi della guida sotto effetto di alcol e sostanze psicoattive, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolto in collaborazione con l'Associazione Acudipa. È un'esperienza importante per i ragazzi, significa uscire fuori dalla routine ordinaria della lezione frontale e sperimentare direttamente quelle che possono essere le problematiche connesse alla gestione appunto di certe situazioni nelle quali inderogabilmente potranno venirsi a trovare. Gli alunni hanno seguito corsi teorici e pratici e hanno sperimentato la simulazione degli effetti dell'uso di sostanze psicoattive attraverso l'uso di appositi kit. Hanno poi realizzato indagini statistiche attraverso questionari ed interviste rivolte alla popolazione divisa in fasce d'età.